Riso per sushi. Ingredienti per 4 persone. 450 g di riso per sushi, 540 g di acqua, 90 g di aceto di riso, 45 g di zucchero, 10 g di sale. Sciacquare bene il riso per sushi nell'acqua fino a che non diventa del tutto limpida e lasciare un pochino asciugare in un colino. Deve essere bello asciutto. Versare in una pentola ed aggiungere l'acqua. Cuocere a fuoco medio coperto per 10 minuti e 12 minuti a fuoco piccolo, fuoco basso, sempre coperto. Spengere il fuoco e lasciare altri 10 minuti coperto. Nel frattempo in un pentolino sciogliere l'aceto con lo zucchero e il sale. Passati gli ultimi 10 minuti, rovesciamo il riso o su un tagliere o su un recipiente bello ampio. Condire con l'aceto, zucchero e sale. E mescolarlo. Va condito tutto. Quando il riso sarà tutto ben condito, si riunisce tutto, i ricchi, si appiattisce un po'. Poi si bagna e si strizza bene un canovaccio, si copre il riso e si lascia raffreddare. Ecco come preparo il mio sushi. Preparare poi gli ingredienti. Io ho preso del surimi, dei gamberetti, sono piccoli, non sono quelli giusti, ma non avevo i gamberoni, altrimenti gamberoni o mazzancolle, salmone, userò anche il salmone affumicato per i bambini perché non voglio rischiare, tonno scatola che mi servirà per fare i sushi cotto in tempura, avocado, cetriolo, uova di lompo. Poi userò anche delle fragole perché l'ho assaggiata in un ristorante, era delizioso, salmone e fragole. Poi della maionese e del Philadelphia. La pratica per fare il sushi va completamente ricoperto di pellicola, così non si attacca il riso o l'alga. Si prende l'alga per fare il sushi, io la metto solitamente con la parte più ruvida dove metterò il riso e la metto da questo verso qua, ok? Ci si bagna bene le mani perché altrimenti il riso si attacca. Io non è il modo giusto, quindi mi scuso con i giapponesi che guarderanno, ma io mi arrangio un po'. L'importante è bagnarsi bene le mani e prendere un pochino di riso. Si arriva proprio in fondo con un po' d'acqua, si bagna il viso, si bagna un po' l'alga di modo che poi si attaccherà dall'altra parte e si arriva fino in fondo. Ecco, fatto. Thank you.
Una volta terminati i rosoli, potete divertirvi a decorarli nel modo in cui preferite. Poi non vi rimane che tagliarli e posizionarli su dei bei piatti da portata. E buon appetito!